Buongiorno e buon pomeriggio, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con il TGL News. Dopo le polemiche degli ultimi tempi, questa mattina il Comune di Piacenza ha organizzato un sopralluogo all'interno della Chiesa del Carmine. Italia Nostra però è tornata all'attacco criticando la realizzazione del soppalco. L'amministrazione invece lo difende a motivo della funzionalità e della necessità di accedere ai fondi di finanziamento. E stamattina in cattedra all'Università Cattolica di Piacenza è salita la giornalista piacentina Milena Gabanelli, per tanti anni alla guida di Report su Rai 3 e ora al Corriere della Sera. Ha insegnato ai ragazzi come riconoscere le fake news e crearsi una propria opinione. Poi ha lanciato la proposta di conferire una medaglia ai carabinieri intervenuti ieri a San Donato e al ragazzino che ha chiamato il 112 salvando i compagni. Edilizia scolastica, ristrutturazione e messa in sicurezza sismica, ampliamento o costruzione di nuovi edifici, pronto un altro pacchetto di interventi per 28 milioni di euro per 26 scuole dell'Emilia Romagna. A Piacenza sarà realizzata la nuova palestra del liceo classico Gioia. È polemica sul parco Pertite, firmato Stefano Boeri. Gli ordini degli agronomi e periti agrari di Piacenza hanno espresso il rammarico per non essere stati coinvolti nel progetto di realizzazione di un parco, interpellando invece il famoso architetto milanese. Per quanto riguarda la programmazione di Tre Libertà, questa sera appuntamento con l'Alpino a partire dalle 20.10 e poi alle 20.30 invece con Quarta Dimensione alla scoperta delle chiese perdute del territorio piacentino. Ci rivediamo più tardi, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.